le persone filippine sono delle persone straordinarie, non mi stancherò mai di dirlo, sono davvero davvero delle persone eccellenti che si preoccupano sempre e costantemente degli altri. I luoghi paradisiaci che trovi nelle Filippine sono unici al mondo. Il cibo filippino è uno dei cibi asiatici, se così si può definire, più buono e completo che io abbia mai provato. Okay, ragazzi, mi trovo qui da Coffee Stroll. Sempre a Iloilo. What's the name of this area? Molo Mansion. E sto provando un drink eccezionale a base di caffè che si chiama Espresso Tonic. Ok, puoi scegliere la tostatura, la tipologia di caffè che vuoi, c'è l'arabica, la robusta, l'iberica. Io ho scelto l'arabica per restare in tema Italia. E voglio dirti com'è, ovviamente lo provo senza zucchero. Allora, l'odore è molto interessante. Wow! Componente importantissima e super positiva di questo paese è il suo popolo, ok? Un paese costituito da persone, innanzitutto. E le persone filippine sono delle persone straordinarie, non mi stancherò mai di dirlo, perché davvero l'accoglienza, la disponibilità, la gentilezza, l'apertura verso comunque una persona straniera che ho ricevuto qui non l'ho mai ricevuta in nessun'altra parte del mondo. E tra l'altro, nonostante hanno pochissimo, ti danno tutto quello che hanno e possibilmente di più. Sono davvero davvero delle persone eccellenti e che si preoccupano sempre e costantemente degli altri. Quindi se verrai qua tu sarai sicuramente tra i loro primi pensieri. Non te lo dico perché sono di parte, te lo dico perché l'ho vissuto direttamente ed indirettamente, e probabilmente se parlerai con altre persone che hanno vissuto un'esperienza forte e possibilmente locale nelle Filippine ti diranno la stessa cosa. Tra l'altro, piccola contraddizione in questo senso è che loro sono straordinari nell'occuparsi degli altri, ma sono meno straordinari nell'occuparsi di se stessi. Loro sono conosciuti nel mondo come infermieri, dottori, insegnanti, anche come persone che si occupano della casa o della cura della persona. E lo sono per ovvie ragioni, perché sono davvero davvero super disponibili, super gentili e anche molto competenti nel farlo. La contraddizione che trovo è che spesso nei loro confronti non sono così bravi e costanti come lo sono con gli altri. Quindi questa è semplicemente una piccola curiosità per chiudere questo discorso. Biao Mountain Resort, piuttosto distante da Iloilo, è a nord, quasi verso l'estremo nord dell'isola di Panay, qui nelle Filippine, e niente, è un resort che è rinomato, adesso ti faccio vedere il perché, anzi te lo mostro, per queste vasche che hanno un nome particolare di cui adesso non ricordo il nome. Si chiamano Kawa, lo sto leggendo da questo cartello qui. Queste vasche dove
le persone vengono a farsi cuocere vive, ci sono diversi flavor, diversi gusti, c'è il classico con flower water, quindi fiori e acqua, a base di birra o a base di vino. Però in realtà, attenzione, me ne sto accorgendo adesso perché me l'hanno spiegato, ma non me l'hanno spiegato bene, in realtà non è l'acqua che va a cambiare, ma quello che cambia è il, diciamo, il drink che ti danno in accompagnamento all'esperienza. Ora te le voglio far vedere più da vicino. Ora non so se siano in uso, perché a dire il vero il resort mi sembra, come tantissime altre strutture qui un po' in tutte le Filippine, mi sembra un po' trasandato, tralasciato, trascurato. Il cibo filippino è uno dei cibi asiatici, se così si può definire, più buono e completo che io abbia mai provato. Mi piace molto la cucina thailandese, la vietnamita, in parte quella cinese, in parte quella giapponese, però il cibo filippino è molto particolare perché loro, essendo una cultura che si è mischiata nei secoli con Stati Uniti, Cina, Giappone, Spagna, eccetera, hanno questo melting pot, ovviamente, che va a riflettersi anche sull'arte culinaria. Ci sono tantissime panetterie, ci sono un sacco di piatti col brodo stile noodle soup, ok? Oggi abbiamo preso un sacco di cose, siamo qui nel centro di Luino, un posto tra l'altro che è pulitissimo e molto ben organizzato. Va bene? Adesso provo a spiegarti velocemente che cosa abbiamo. Abbiamo una beef soup, ok? Abbiamo ovviamente del riso, abbiamo del baboy, questo è crispy baboy, abbiamo l'eggplant, quindi una melanzana fritta. Poi abbiamo circa le stesse cose, più questo, come si chiama? Pesce marinato. Questo è pesce marinato. Poi abbiamo delle verdure cotte con uova. Abbiamo qui invece delle verdure sotto salsa, qualcosa del genere. Chop soy. Ah, chop soy, attenzione. Però voglio provare in tempo reale con te la zuppa, ok? Vieni qui che ti voglio dire com'è, perché queste zuppe, devi sapere che nelle Filippine le verdure le cuociono sempre, ok? Veramente buonissimo, che ha un retrogusto un po' acido, c'è del limone, qualcosa, non so esattamente cosa sia, eccezionale. Ci sono cibi piccanti, non piccantissimi, c'è ovviamente tantissimo baboy, quindi carne di maiale, e di base è molto ricco, è molto buono in termini qualitativi. Tra l'altro, soprattutto qui in questa zona dove sono, si trovano un sacco di animali tra virgolette ruspanti, quindi veraci. Le verdure non le mangiano crude, le mangiano solitamente sempre bollite o cotte, però detto questo, insomma, il cibo è davvero davvero buono. Se vuoi approfondire la tematica sul cibo, molto probabilmente quando vedrai questo video ci sarà già un video pubblicato dove ti parlo esclusivamente del cibo e della mia esperienza in diversi luoghi delle Filippine. Sono straconvinto che ti piacerà. Tra l'altro, per un europeo è molto più facile avvicinarsi al cibo asiatico tramite le Filippine piuttosto che tramite culture un po' più forti in termini di gusto, come ad esempio può essere la Thailandia o la Birmania. Okay, one casino for you. Casino. What's your name? Leonard. What do you want? Casino too? Bangros. Ah, Bangros? Yeah. Bangros. The fish. The fish. Bangros. Yes, with Bangros. You get multiplicated. You were two, now you're four. Bangros. Can I tomba ito? Bangros. Bangros. I luoghi paradisiaci che trovi nelle Filippine sono unici al mondo.
ovviamente io non ho avuto l'opportunità di vederli tutti, anche perché le Filippine sono non so quante centinaia o quante migliaia di isole. Ne ho visti un po', ne vedrò tra l'altro ancora qualcuno perché domani parto, vado un po' più a nord, vado verso Isla Gigantes, se non sbaglio si dice così, non so se la conosci, e andrò a vedere altri posti. Comunque ovunque sono stato sono rimasto davvero davvero ben impresso in termini naturalistici e di bellezze del luogo. Ecco, una cosa che magari non mi ha fatto impazzire è il fatto che a volte ho trovato un po' di trascuratezza, un po' di poca attenzione verso le strutture o verso le spiagge, ovviamente non sempre, ed è un peccato perché, ripeto, le risorse che hanno qui sono davvero uniche al mondo, però questa cosa potrebbe anche essere riportata per alcuni luoghi in Italia o per alcuni luoghi in Thailandia o in Vietnam o in Cambogia, eccetera, quindi ovviamente non è una cosa rivolta esclusivamente alle Filippine. Però niente, ci tenevo a precisare quest'ultima cosa perché se verrai qui sono straconvinto che i contesti, i luoghi, le spiagge che incontrerai, che andrai a visitare, ritaglieranno sicuramente uno spazio all'interno del tuo cuore. Siamo al Rio Verde Floating River, stiamo andando oggi alle Chocolate Hills. Ci avevano proposto una macchina privata, ok, siamo in tre persone, in realtà non è una macchina ma è un tricycle, quindi qui devi stare molto attento quando fai deal, contratti, perché ovviamente le persone vivono la giornata, quindi cercano in tutti i modi di, non di fregarti, ma comunque di trovare il modo di portare il pane a casa in giornata, quindi ci vuole anche un minimo di compassione e comprensione per queste persone, però devi comunque prestare attenzione perché ovviamente quello che ti promettono non è sempre reale, anzi. Questo contesto è molto turistico, non so se te l'ho già detto che stiamo andando alle Chocolate Hills e ci siamo fermati qui per dare un'occhiata, in realtà qui si viene a fare colazione, pranzo eccetera, ma noi non ci tratterremo, siamo venuti a fare due b-roll, due foto. Il contesto al solito è molto turistico, però è piuttosto carino e caratteristico, ci sono queste floating boat, ossia queste barche galleggianti dove puoi per l'appunto pranzare e attenzione, sono anche in movimento, quindi puoi anche fare un pranzo e muoverti lungo le coste del fiume. Questo è un paese povero, ok? E quando dico povero intendo realmente povero. Se mi conosci sai che ho visitato gran parte del sud-est asiatico e dell'Asia e le Filippine sono uno tra i paesi più poveri che ho visto. Ovviamente non c'è solo povertà, c'è anche ricchezza, però la ricchezza è distribuita circa su un 10-15% della popolazione. La maggior parte delle persone vive nei barangay, vive in questi quartieri all'esterno, ok, delle grandi città, e spesso sono slum, spesso sono luoghi un po' ameni, luoghi non super attrezzati, anzi il contrario, vivono con tetti di lamiera, molti non hanno i servizi igienici, spessissimo all'esterno delle città non c'è neanche un servizio di nettezza urbana, dunque c'è povertà, questa cosa la devi tenere in considerazione, cioè quando vieni qui non puoi avere il classico approccio da europeo, ok? Sei in un luogo dove mediamente le persone vivono con 100-150 euro al mese in una famiglia, ora non iniziare a insultarmi nei commenti perché purtroppo è così, ripeto, non siamo in Europa, e tra l'altro il paradosso è che il costo della vita qui è piuttosto alto, ok? Per essere in un paese del sud-est asiatico è piuttosto alto, ci sono cose che non costano moltissimo come ad esempio i fast food, che sembra assurdo ma ad esempio un pasto in un fast food costa 1,50 euro, però
per tante altre cose, tipo groceries, fare la spesa, o non so, acquistare un'automobile o prenotare un hotel, ha dei costi che sono molto simili a quelli europei. Quindi c'è questa contraddizione di base e devi tenerla in considerazione, perché se viaggi in questo contesto è una cosa che non puoi sottovalutare. Allora, i supermercati non sono poi così diversi dai nostri. Ovviamente c'è molta più frutta tropicale. Poi la cosa curiosa è che vendono le mele, ok? Anche se vedi il pacchetto, però le vendono al pezzo come costo. Quindi devi fare la moltiplicazione. 21 pesos per pezzo vuol dire che sono 84 pesos, quindi 4 mele costano circa 1,70 euro, ok? Poi per il resto non c'è grande differenza, ovviamente c'è differenza nei costi, perché ad esempio ovviamente c'è una quantità di noodles infinita, ok? Però la cosa interessante è che i saponi costano un'infinità. Ad esempio, un sapone può arrivare a costare fino a 420 pesos, quindi sono circa 8 euro. Quindi c'è un po' uno scompenso sui prezzi. I prezzi sono molto diversi e poi si trovano un sacco di queste confezioni, diciamo, singole, molto piccole, che è molto più difficile trovare in Italia. Ovviamente si trovano, ma non con questa abbondanza e non con questa frequenza. Ok, per il resto non è molto diverso. Come ti dicevo, la struttura è piuttosto simile. La differenza è che qui ci sono un po' bambini ovunque, ok? La connessione internet, ok? Perché ti parlo della connessione internet come un qualcosa di negativo? Io lavoro di base online, ok? Sono un content creator, quindi ho bisogno quotidianamente di una buona e stabile connessione internet, e ti dico che ho visitato già diverse isole, ok? Qui nei paraggi. Ora in questo momento mi trovo ad Iloilo, però sono stato in diversi posti, adesso non mi metto a elencarteli anche perché non me li ricordo. Ho provato anche a cercare coffee shop e co-working space dove poter lavorare con una connessione stabile e credibile, e ti dico che nel 90% dei casi ho fallito, ok? È molto improbabile trovare una connessione internet stabile. Ci sono delle bellissime caffetterie, però non tutte sono attrezzate in termini di co-working. Tu mi dirai: sì Giuliano, ma perché metti in evidenza questa cosa? Perché ad esempio se vai nel nord della Thailandia o se vai a Bali in Indonesia è frequentissimo trovare co-working spaces o coffee shop che sono super attrezzati per permettere a chiunque lavori online o in via remota di poter lavorare tranquillamente e in modo anche consistente e stabile. E è una cosa che devi tenere in considerazione, perché purtroppo se la tua attività si basa sull'online e ad esempio sei un nomade digitale che lavora semplicemente con un laptop e una connessione internet, avrai grosse e serie difficoltà a poter lavorare in modo tranquillo. Detto questo, ovviamente si trovano le soluzioni, però non è così semplice e non è così frequente trovare connessioni di qualità. Sputarci in faccia, vai. Ok ragazzi, buongiorno innanzitutto, siamo sull'isola di Guimaras, di fronte a Iloilo,
sono le 8:45, c'è ancora l'orologio bloccato. Ok, ci tratteremo qui un po' di tempo, siamo venuti per lavorare e non so se riusciremo a lavorare perché qui le condizioni a livello internet sono davvero davvero drammatiche. Infatti questa è una delle poche noti dolenti delle Filippine. Secondo me, se devo darti proprio così in tre parole gli aspetti negativi delle Filippine, sono l'eccesso di regolamentazioni. Quindi ovunque vai ti fanno compilare carte su carte, cioè per passare, per fare 2 chilometri, ok, da un'isola all'altra ti hanno fatto compilare 3 foglietti, okay. E lo scarso internet. Ovviamente ci sono dei contesti dove puoi trovare un internet accettabile, però la differenza ad esempio che noto con Bali è che lì, nonostante i paesaggi sono molto molto simili, anzi ti dico, le Filippine offre, vabbè, Bali è un'isola, non è l'Indonesia intera, però le Filippine offrono veramente di tutto, dalla montagna al mare, le spiagge, cibo straordinario, una cultura molto interessante, però c'è un'organizzazione maggiore, ecco, sono un po' più strutturati per il turismo, non direi di massa, ma per un turismo più legato a quello che facciamo noi, quindi content creation, nomadismo digitale, quindi hanno quelle infrastrutture che ti permettono, non so, di avere il coffee shop, una buona connessione internet, eccetera. Comunque, detto questo, ti voglio provare con te il brewed coffee, ok? Il brewed coffee è, penso sia un caffè americano, fondamentalmente, ti arriva con questa levetta in alto, si schiaccia, si fa fermentare all'interno di questa, mi viene in mente come si chiama, di questa caffettiera, dopodiché si versa, ok, ovviamente è molto lungo, lo versiamo anche per Walter, lo puoi allungare con del latte che fortunatamente oggi è fresco, quindi non è condensed milk perché comunque spesso qui trovi il condensed milk, okay, allunghiamo, dopodiché mettiamo un pochino di zucchero. Allora, devi sapere un'altra cosa molto curiosa, che i filippini per un caffè così metterebbero 3 di questi cucchiai di zucchero. Io ne uso davvero poco perché a me non piace molto zuccherato. E ora ti dico com'è in tempo reale, ok? Buono. Buono. Non è esattamente come l'espresso, però è molto buono. E ti saluto facendoti vedere questa vista straordinaria. Ovviamente il clima filippino è simile al clima che si trova un po' in tutto il sud-est asiatico, è un clima tropicale, è un clima super caldo, è un clima umido. In questo momento sono anche abbastanza fortunato perché c'è un po' di venticello. Considera che sto registrando questo video alle 13:30, sono qui sull'Esplanade di Iloilo, che tra l'altro è un posto meraviglioso. Qui da questa parte c'è un barangay, puoi vedere le costruzioni, sono un po' fatiscenti. E invece da quest'altra parte costeggia il fiume ed è un contesto molto molto carino. Il clima è caldo ed è pesante, ok? Vivere tutto l'anno con questo tipo di clima, loro dicono di avere un paio di mesi invernali, che sono circa dicembre-gennaio. Per inverno si intende comunque una temperatura che si aggira intorno ai 20 gradi, poi ovviamente dipende dalla zona. Però mediamente nelle Filippine la temperatura si aggira tra i 30 gradi, ok, nelle stagioni intermedie, quindi quella della pioggia, e quella subito successiva. L'estate ovviamente arriva anche a 40 gradi, il tasso di umidità sale, e forse l'unico momento di respiro che si ha è durante l'inverno,
dove loro indossano anche i cappelli di lana e le felpe, per noi di base è una primavera. Ragazzi, siamo di fronte all'ingresso delle Yggdanan Cave, anzi Yggdanan, insomma qualcosa del genere, non so pronunciarlo bene. E niente, l'esperienza costa 125 pesos, è compreso l'ingresso e la nuotata. L'acqua non è freddissima, quindi se passi di qui ti suggerisco di nuotarci. Ovviamente è un'attrazione turistica, quindi come tutti gli spot turistici è abbastanza frequentato, ma non troppo, ok? Adesso non so cosa sta succedendo alle mie spalle, un po' di momenti goliardici. Sto bevendo un coconut che pesa 87 kg, ok? Per 50 pesos, che è un po' di più rispetto alle, diciamo, ai costi locali. Perché se vai all'esterno degli spot turistici, una cosa del genere te ne costa 20, che sono circa 50 centesimi. Detto questo, molto carino, adesso proseguiamo un po' il tour. Ti dico la verità, mi sento abbastanza stanco perché comunque continuiamo a muoverci, a girare. Questa cosa è un po' stressante sotto il profilo fisico e mentale, però stiamo passando dei momenti straordinari, quindi andiamo avanti.